Buonasera, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti. Siamo alla sesta puntata di Teatro 10 e come vedete siamo ancora insieme. Questo vuol dire che ci vogliamo ancora bene. Oh, stasera procedo subito. Intanto il cerimoniale più o meno lo conoscete già tutti. Buonasera, buonasera, buonasera anche a lei e benvenuta. Lei che cosa fa di bello? La telefonista. La telefonista, amici, un applauso. Un applauso per le telefoniste. Stasera parliamo della telefonista. La telefonista è il parafulmine innocente sul quale si addensa un uragano, un tifone di nervosismo. È la vita moderna, siamo d'accordo. Ma anche la telefonista, che di questa vita moderna fa parte, ha un suo piccolo uragano personale di nervosismo. D'altra parte viviamo in un mondo che ha i nervi a fior di pelle e che può fare anche paura. Tutti abbiamo sentito parlare, per esempio, di certi telefoni rossi collegati direttamente, che potrebbero all'ultimo momento salvare il mondo. Bene, quello che mi preoccupa è che questi telefoni siano collegati direttamente, perché se ci fosse di mezzo la voce buona, la voce serena di una telefonista, questa voce umana e innocente, forse avremmo un elemento in più a favore delle nostre speranze di uomini pacifici. Perciò stasera io non trovo parole sufficienti per lodare questa creatura che magari dopo 7-8 ore di servizio riesce ancora a rispondere serenamente e sorridendo come se il suo fosse un lavoro lieto. Questa telefonista che passa la vita aggrovigliata fra le file di mille e mille invisibili utenti che hanno i loro problemi e magari poi torna a casa come noi e trova fra la posta anche la bolletta del telefono da pagare. Oh, ebbene a lei, signorina telefonista, io stasera voglio dedicare questa serata e offrire un fiore. Grazie. Una gardenia. Un fiore profumatissimo come i pensieri che le ho sinceramente espresso. E adesso, amici, partiamo sparati con un uomo che è fra i fenomeni musicali più sconvolgenti del momento. È l'uomo che ha inventato il linguaggio ritmico di Sex Machine. Amici, per la prima volta alla televisione italiana, James Brown! All right, come on, come on, come on, baby, baby, baby. Yeah. Can I get into it? Yeah. Like a what? Like a what? Like
like a what? Like a what? Like a sex machine. Yeah. Moving. Yeah. Doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Count it off. 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 1, 2, 3, 4. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get on up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Sex machine. Get on up. Wait a minute. Get up, get on up, get up, get on up, get on the scene, get on up, sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, get on the scene, get on up, sex machine, get on up. Get on up, stay on the scene. Get on up, sex machine. Get on up, Jace. Get on up, piano. Get on up, say Jace. Get on up, piano. Get on up now, Jace. Get on up, piano. Get on up, say Jace. Get on up, piano. Over here. Get on up now, Jace. Get on up, piano. I want to know that everybody in the house feel like they got some soul. You feel like you got any soul up there? You feel like you got your heart together? Do you feel like you got your heart together? You feel like you got your heart together? You know how? Feel like I wanna scream. Yeah. I wanna know, is it all right if I scream? Yeah. Can I scream? Yeah. Ow!
nothing, nothing.
Una poesia di un moderno poeta brasiliano dice: vengono le onde del mare danzando, crescendo, e poi d'improvviso si abbattono sul letto bianco. Sono onde o son ballerine? Sono onde o son fanciulle dai candidi corpi flessuosi? Le vedo in distanza, increspate, sinuose, gonfiare, gonfiare le tuniche bianche in vortici lievi e volteggi. Le vedo in distanza, così fresche nel lume della luna silenziosa, della luna sonnolenta. Testa per questo braccio. No, anzi. Senti, io adesso dovrei fare uno sketch. Scusa, sketch. Dico sketch perché il lupo non ha un retroterra culturale preciso. In effetti, sì, e dovrei fare ridere. Vorrei che tu, che sei un uomo gradito al grosso pubblico e anche pelosissimo, diciamolo francamente, facessi un invito a tutti, ridete molto. Cioè dovrei fare un appello al pubblico perché ti sostenga, perché ti aiuti. Ma non per me, Alberto, no, ma per mia madre, per favore. Ah, sì, d'accordo. E ora fai questo sketch. Adesso io faccio questo sketch, lo dico sempre, questo fatto del retroterra, e dovrei fare molto ridere. Vorrei alzare così i miei indici di gradimento. Come sai, io ho avuto degli indici di gradimento sempre molto bassi. Sì. I miei sono in genere meno 7 come Bolzano. Vado. E io vado a sentire. Perfetto. Ciao. Allora, via. Chi viene voi adesso? Viene io, viene Kranz! A lei non piace quello che faccio io? Primo gioco che io faccio è questo qui di coda. Scusi lei, come si possono vedere? Così questa. E di coda che io faccio, 1, 2, 3, e si fa... Questo è bello! È bello che si forma, questo è bello, mi viene impazzire a me, e si forma un nodo, basta? Pronti? 1, 2, 3, ecco, si dovrebbe formare un nodo. Adesso, tieni un momento qui questo, un altro che bellissimo che io faccio è questo qui. Io adesso prendo uno di questo di qua. Tieni questi tu, pronti. Ah, adesso tieni anche questi qua. Adesso faccio un fatto di questo che si chiama di telepatia. Dunque, tu, lei parla? Perfetto. Allora, tu, di questi parte, pensi un numero e non dici. Mi sembra che non capisce questo. Capite questo? Pensi un numero e non dice. Pronti? Da qui soldi parti di qua, intanto tu pensi un altro numero, non lo stesso di lui però. C'è un clima molto ostile qui.
Quanti? Quanti? Ecco qui, vediamo. Allora, che numero ha pensato tu? Tre. Pensato tre. Non poteva pensare due. Che numero ha pensato tu? Tre. No, non dico lo stesso di lui. Che numero ha pensato? Tre. Che numero ha pensato? Non lo stesso di lui, detto. Pensate quattro. Un altro gioco bellissimo, Pio. Adesso faccio queste qui, questa maledetta mai una volta che vi... Dammi queste qui, no? Basta martello, non lo faccio più. Martello, anzi, io non lo voglio più fare, ma posso dare una martellata a lei, no? Adesso tu prendi un numero a caso. Cosa vuol dire questo? Che c'è un al pubblico a caso che non è pompare. Che io adesso gli do dei pugni nelle faccia. Questi davano impazzire. Prendi il numero. Prendi numero 5. Un altro numero. Cioè 5 vuol dire 5 fila. E un altro numero che è il numero del... Uno solo ho detto questo. Prendi. Di 3. Questo 3 tieni qui, allora faccio. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3, questo alza, e quello che fa. Faccio questo. Adesso, che non è l'uomo. Che non è l'uomo. Basta così! Basta! Chi ha mandato questa? Adesso io velocemente faccio un indovinello. Lo faccia tu. Poi puzzo molto io. Perché non mi lavo mai. Allora, attenta, dammi 100 lire, per favore. Ti metto mica in difficoltà? No. Veloci questo. Dunque, attenti bene. Se tu indovini, vinci 100. Se non indovini, tu mi dai 100 e me. Ah, questo è bello. Questo è bello. Vi è un indovinello di animali che dice... Vivi è tedesco questo. Vivi dentro... Come dice? Ah, vive nell'Africa. Ha due gobbe. Puzza molto anche lui, sì. Che animale è? Un chimello. Lei ha perso 100 lire, maledizia. E adesso dammi qua, da quest'altra parte, faccio che di là c'è il gladiatore. Prende un numero a caso lei, non più qua. Prende altri due numeri, presto. Più veloce. Ha preso il 6, altro numero. 5, tieni qua questo, lo butta via. Allora faccio 1, che do il pugno nella faccia a questi qui. 2, 3, 4, 5, 6. Poi 1, 2, 3, 4, 5, e questo. E di nuovo questo. E di nuovo questo. Basta! Scusi, permetto, basta! Basta per favore! E lei come mai è qui? Non era di là? A lei continua a girare per lo studio. Continua. E adesso faccio un finale terribile. Questo è il mio finale. Tutto prendi, tutti fanno. Anche sto schifo del gladiatore che hanno mandato qua. In tre cediti, tutti fanno? Fai? Fai anche tu? Tutti? Fanno? Tutti? In tre cediti così? Uno più stupido degli altri. Resta in questa posizione. Al mio via si stacca. Via! Staccato tutti? Tutti hanno staccato? Tutti? 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 Ogni volta così! Amici, Ornella Vanoni.
cosa fai? Ornella. Ornella, cosa fai? Cosa fai? Ti prostri? Che fai? Beh, per forza. Perché? Davanti a uno come te che ha 92 di indice di gradimento, io mi sento persino imbarazzata, io mi piego. No, ti prego, sono io che mi inchino invece a Ornella Vanoni, lo sai, comunque, in qualsiasi grazie. Modo. Senti, tu mi devi subito, immediatamente togliere una curiosità. Subito, tu sei stata subito. In Francia, no? Recentemente, sì. A Parigi e all'Olimpia. Sì. Oh, ci sono voci molto discordanti sì. su questa tua... Beh, io c'ero e ti dico subito sì. come... Ecco, allora raccontami immediatamente. Allora, io ho fatto alcune canzoni e sì. è andato tutto bene, solo che a un certo punto per fare omaggio ai francesi, mi sembrava almeno, ho fatto una canzone della Piaf. Non l'ho imitata, cosa che è abbastanza sopportabile per i sì. francesi, ma ho in un certo senso interpretato a modo mio, cioè ho storpiato per alcuni del pubblico questa canzone. E allora qualcuno non era d'accordo e ha detto... Non te l'hanno perdonata quei pochi. Allora qualcuno si è alzato, un cantante molto bravo come Marcello Mori, certo. Salvadori, mi hanno difesa. E lì è nata una cosa abbastanza divertente dal punto di vista spettacolo. Però qui è arrivata deformata, la Vanoni, hanno fischiato, non la vogliono più. Non è vero, lo sappiamo che non è vero. No, lo sappiamo benissimo, tant'è vero che fra l'altro abbiamo letto dei giudizi della stampa francese molto favorevoli. Io ho letto dei giudizi su di te bellissimi. Ti ringrazio. Senti, ora sei qui a Teatro 10 e devi cantare. Sì. Che cosa ci canti? Faccio una fantasia che mi ha preparato Gianni Ferio, che è bravissimo, lui è bravissimo, meravigliosa. Devo camminare tutto intorno, qui come vuole Antonello. E canto Falqui e canto una canzone, cioè una fantasia, perdono, sì. che comincia con una canzone che si intitola La solitudine di Bicò e finisce con tristezza, lo so. Sei preparatissimo. Benissimo, e allora Ornella Vanoni. Io e per questo non ho mai
Signore e signori, termina qui Teatro 10. Ecco, anche stasera Teatro 10 spenge le sue luci e noi vi salutiamo sorridendo e vi diciamo, amici, arrivederci. O mia telefonista sorridente, a dispetto del ritmo della vita, James Brown, cantante travolgente, non deve dirmi che non l'ha stupita. La sua collega che si è innamorata e sogna nubi bianche alla vaniglia, Eliana Pittman dolce e scatenata, le avrà destato certo meraviglie. Ma quella capoturno che ha il terrore dell'utente nervoso ed arrabbiato, Paolo Villaggio, il brutalizzatore, un sorriso di certo avrà strappato. La collega che in ansia sempre vive e finalmente a luglio va in pensione, con Bersani e le due celebri dive, ha avuto il suo momento di evasione. Al direttore del reclamo utenti, ogni momento afflitto da una grana, Lavanoni, con accorati accenti, ha concesso visioni da nirvana. Ecco, amici cari, Alberto Lupo vi ha presentato tante celebrità, ma sperando come sempre di essere lui solo quello amato, vi dà la buonanotte e se ne va. Buonanotte, buonanotte.